Buonasera. La moglie sta alla destra o alla sinistra? La moglie, non so come preferisci. Vabbè, buonasera. Stasera cominciamo questo spettacolo in una maniera un po' così, un po' diversa. Facciamo quasi da presentatori, anche se in realtà i musicisti si presenteranno da solo su loro richiesta, se no veniva sicuramente, avevamo contattato una persona che lo doveva fare. E questo per noi è uno spettacolo importante ed è importante proprio oggettivamente perché gli attori, gli artisti che vengono, che sono qui questa sera, sono di un'importanza veramente che va oltre l'immaginazione. Noi vogliamo ringraziarvi intanto, voi tutti presenti e anche tutti quelli che ci hanno chiamato per, magari hanno fatto la donazione, ma purtroppo i tempi sono questi, Green Pass, cose varie, e hanno detto no, ti mando un'offerta per la serata, ma non me la sento. E così sta succedendo comunque, mi dicono, in diversi spettacoli. Noi abbiamo, innanzitutto abbiamo da ringraziare il Comune di Lucca che ci ha offerto la possibilità di utilizzare questo spazio e con contributo, perché tanto siamo io e lei a distanza, oltretutto marito e moglie, quindi penso non ci siano problemi. Col contributo dello spazio, della serata, con il server, quindi è stato bisogna ringraziarli veramente tanto. E tutti voi che avete preso un sabato sera per stare con noi. E ringrazio anche i volontari che ci sono mimetizzati nella sala, ma ci sono sempre costantemente vicini, anche qualcuno che non è presente ci è sempre vicino. E gli artisti, è successa una cosa strana che magari poi vi raccontiamo, e che si sono prestati subito di slancio, come già è successo un'altra volta con altri artisti, e questo a noi ci fa immensamente piacere. Io e Lucia volevamo condividere, prima dell'inizio della serata, una cosa che abbiamo messo per scritto, come qualche volta facciamo. Cos'è per noi questa serata e cos'è per noi soprattutto questo concerto? Si chiama Musica per Alice, e questa Musica per Alice per noi ci porta tanti pensieri. E io ve lo leggo, è una cosa abbastanza tra privato, qui c'è anche tanti amici, quindi penso che potete comprendere bene. Dunque, per noi Alice non è un ricordo che si attenua o si riaccende a seconda delle circostanze, semplicemente perché Alice non è un ricordo. Alice è una presenza, Alice è vicino a noi ogni istante. La vediamo nei nostri splendidi bambini, i ragazzi che aiutiamo e che a loro volta ci fanno trovare il coraggio di lottare contro la tristezza ogni giorno. Lo rintracciamo nelle parole di molte persone, talvolta anche sconosciute, che hanno il bisogno di testimoniarci quanto Alice sia per loro un riferimento, un esempio, a volte uno stimolo per affrontare i momenti più duri. E poi la ritroviamo nei racconti di chi l'ha conosciuta, degli amici che hanno condiviso con lei gli attimi più felici della sua vita, racconti che ci fanno sentire ancora il suono contagioso della sua risata. O ancora il ricordo che con pochi ha condiviso nell'affrontare la sofferenza, la malattia, quello più profondo del suo coraggio, veramente troppo per una ragazza così giovane. Tanti ci hanno detto che la nostra Alice era speciale, dotata di una forza interiore rara, spesso esplosiva e testarda. Ed è vero, nella malattia Alice è stata fortissima, era la roccia a cui aggrapparsi. Per questo noi oggi cerchiamo di essere forti, come lei, ma soprattutto come lei ci vorrebbe.
È la nostra sfida quotidiana, durissima, ma ci proviamo. Alice che ci ha lasciato l'eredità più preziosa che si possa desiderare. Un amore infinito, quella della gente per lei, e voi ne siete una testimonianza, quello di Alice per gli altri, bambini e ragazzi, famiglie del Maier, ma soprattutto quello di Alice per la vita. In realtà sarebbe chiuso, qui continua il discorso, e praticamente è un appello. Continuate a ricordarla e non stancatevi di raccontarla. Rivederla sorridere in una foto, osservarla nelle immagini, sentirla nei vostri aneddoti non ci fa soffrire. Per noi è come riabbracciarla ogni volta. Tutto qua. Buona serata, e Lucia interviene a metà spettacolo. Buonasera, lasciate che vi racconti appena un po' della nostra emozione, mia e di Susanna, di Tiziano. Siamo qui stasera per Alice e siamo qui stasera per amore e siamo veramente felici di esserci. E siamo veramente felici che voi siate qui con noi e siamo felici che la musica ancora una volta sia l'espressione più vera di un sentimento profondo, che è l'amore. E avete ascoltato Frammenti di Sicilo, un piccolo brano estratto da una composizione del maestro Ennio Morricone, che stasera eseguiamo insieme a Claude Debussy. E
è un ricordo anche per me personalmente, anche per Susanna Rigacci, con la quale abbiamo condiviso tanti anni insieme al maestro, e quindi siamo anche veramente onorati di poterlo ricordare in un'occasione così importante. E adesso arriveranno anche Tiziano e Susanna. Ascoltato era il tema del Segreto del Sahara, uno sceneggiato televisivo
del regista Alberto Negrin, che venne inciso dal maestro Morricone nell'87 e fu per me, diciamo, il battesimo di fuoco, perché fu la prima vera registrazione con il maestro, proprio col flauto basso. Lui era innamorato dei flauti, come di tanti altri strumenti, era innamorato di tutti gli strumenti perché ha scritto pagine magnifiche per qualsiasi strumento, però in ogni registrazione, in ogni film, in ogni produzione individuava le sonorità che secondo lui erano più adatte al film al quale stava lavorando. E quindi sono particolarmente affezionato a questo brano. E adesso continuiamo con un brano per le antiche scale, tratto da un famoso libro. E per le antiche scale è un film che, diciamo, non mi appartiene, perché nel senso ero troppo piccolo quando è stato fatto il film, non ce l'ho fatta registrarlo, ma l'ho registrato successivamente in CD col maestro. E per le antiche scale è un film di Mauro Bolognini, toscanissimo, pistoiese, che a mio modesto avviso ha avuto meno del successo che avrebbe dovuto avere come regista, perché è stato un grande regista. La collaborazione del maestro Morricone con i registi era molto particolare, e amava lavorare con persone colte, non perché i registi non siano colti, ma colte dal punto di vista musicale, sensibili dal punto di vista musicale, soprattutto che gli potessero dare lo spazio necessario per lavorare. Chi ha visto qualche intervista o ha letto qualche intervista al maestro Morricone sa che lui era molto meticoloso e amava circondarsi di persone che potessero apprezzare il suo lavoro, tant'è vero che negli ultimi anni lui accettava un lavoro, ma soltanto con la clausola che se il lavoro non fosse stato gradito al regista avrebbe giustamente riscosso la commissione, però si ritirava di buon grado perché non voleva assolutamente scendere a compromessi. Quindi facciamo Per le antiche scale e poi un cavallo di battaglia del maestro, ma questo lo annunciamo dopo. Thank you.
Abbiamo perso Susanna. Susanna. Adesso inizia la parte dedicata a Claude Debussy, però prima di fare questo passaggio vi voglio raccontare brevemente. Prima non ho annunciato C'era una volta al West, ma uno dei pezzi più famosi al mondo, e quando con il maestro Morricone ci esibivamo in Giappone, Corea, in Inghilterra non ne parliamo, appena iniziava il primo suono, il primo accordo, e quando entrava Susanna Rigacci era l'apoteosi, tifo da stadio. E questo è successo talmente tante volte che veramente ogni volta era un'emozione incredibile per noi poter essere a contatto con questa fascinazione che il maestro Morricone trasmetteva, non solo come personaggio ma anche attraverso una musica che per tantissimi anni l'ho visto protagonista senza farlo vedere, perché lui iniziò a fare concerti alla fine degli anni 90, i primi concerti sono di 20 anni fa, quelli veri al Barbican o a Londra oppure a Parigi. E quindi probabilmente anche quest'aura di mistero che lo circondava al momento in cui lui si è rivelato come personaggio ha avuto anche questo il suo grande effetto. Allora continuiamo con Susanna e Tiziano con Debussy. Grazie.
soffrante la me Sopire, giuro, s'amore.
permettetemi, faccio un po' il presentatore e introduco questo brano che suonerà l'amico Tiziano, è Plain Love, in realtà tema dalla leggenda del pianista sull'oceano, film tratto a sua volta da Novecento, il racconto di Alessandro Baricco. Questo fu il secondo film che il maestro Morricone fece insieme a Giuseppe Tornatore, il secondo grande film. Del primo film ve ne parlo dopo, a tempo debito, con un altro brano, perché è una cosa molto particolare, è una storia molto particolare. E la leggenda del pianista sull'oceano fu un grande lavoro, un grande film fatto con grandi mezzi, perché venne girato nelle isole greche, veramente fu un ricordo che si parlava di questo film come di un grande, un colossal. E Tornatore è meticolosissimo, esattamente come il maestro Morricone, per cui sia per la parte del trombettista sulla nave, se vi ricordate il film, sia per la parte del pianista, ci furono mesi di studio per gli attori, come si usa fare, ma lì particolarmente pressante fu questo insegnamento agli attori, che erano Tim Roth, e non mi ricordo onestamente il nome del trombettista, dell'attore che faceva il trombettista. E la cosa particolare è appunto che in questo caso, siccome nel libro si parla, nel racconto si parla di una musica che non esiste, il maestro Morricone si cimentò con qualcosa che non esisteva, cioè con un mistero musicale. E allora lui risolse molto semplicemente con un bellissimo tema, che è quello che ascolterete, ma risolse anche con degli accorgimenti di sovrapposizioni pianistiche, perché naturalmente questo Novecento era un pianista che faceva delle cose strabilianti, e per cui si usarono intrecciare le varie tracce musicali in modo da creare una sonorizzazione particolarissima, che poi viene riportata nel film, è praticamente un sogno, per cui molto bello questo aspetto. Tra l'altro però nel film ci sono delle pagine difficilissime che vennero suonate da Amedeo Tommasi per la parte jazzistica e da Gilda Buttà per la parte classica, e vi posso assicurare che se non sono quasi impossibili, insomma, ci andiamo molto vicini. Vi ringrazio. Plain Love dalla leggenda del pianista sull'oceano. Grazie. Thank you.
Va? Rieccoci qua. Vi rubo solo 5 minuti che vi volevo raccontare una telefonata. Però prima di questa telefonata, veramente un grazie ancora di cuore a Paolo, a Susanna e a Tiziano, perché con il vostro talento, col vostro amore, una cosa meravigliosa. Non ho parole, sono veramente commossa. Grazie. Ora che non c'è fretta. Fossi un imprenditore musicale, si dice così, non so come, le porterei in tutto il mondo. Parte sono già state. Sì, no, dico le riporterei, le ingaggerei perché sono fantastici. Niente, volevo raccontare una telefonata, perché tante volte quando si parla dell'Alice Benvenuti Onlus e dell'associazione, e va bene, siamo un'associazione amica del MEIE, va bene, siamo un'associazione accreditata al MEIE, va bene, aiutiamo le famiglie, va bene, abbiamo i buoni taxi, va bene, facciamo le borse di studio. Però oggi vi voglio raccontare prima di un'email e poi di una telefonata. Avevo proprio il piacere di condividere con voi cos'è l'associazione Alice Benvenuti Onlus in questa telefonata. E ricevo un'email dall'ufficio alloggi del MEIE, dove mi chiede che una famiglia, la mamma Morena e la bambina Elena, della neurooncologia del Meyer, richiedevano di poter essere ospiti di Casa Alice. Io guardo la nostra agenda, casa è libera, e sotto c'era scritto: la mamma avrebbe piacere di parlare con voi per avere alcune informazioni. Quindi io faccio questa telefonata, perché di queste cose me ne occupo io. E Maria era lì vicino a me, ma insomma di solito le faccio io queste telefonate, e chiamo questa mamma Morena e dico: buongiorno, era di mattina, salve, sono Lucia dell'Alice Benvenuti Onlus. E lei rimane un attimo così senza parole e lei mi fa: mi dica. Dico: no, mi dica lei. A me mi ha chiamato la dottoressa Mori, che deve venire giù al MEIE per a fare delle terapie con la bambina. Lei mi dice: ah sì, grazie, guardi, la bambina è stata operata 20 giorni fa. Neurooncologia non vi dico di cosa è stata operata, perché ve lo rendete conto a voi. Abbiamo aspettato i 20 giorni, ci hanno chiamato dal MEIE che dobbiamo iniziare le terapie. Mattina. E quindi noi veniamo giù il 24 per capire che tipo di tumore avrà nostra figlia. E di lì è iniziata una conversazione. Ci siamo resi conto che dopo 2 attimi ci davamo del tu, come ci fossimo sempre conosciute. Mamma, io, mamma, lei. Abbiamo iniziato il nostro dialogo, dove l'associazione Alice Benvenuti Onlus, in quel momento nella mia figura, ma poteva essere anche la sua, ha spiegato a una mamma come affrontare la malattia, ma non soltanto dal punto di vista emotivo, di dire: dai, da fatti forza, dai, ma magari è normale, dai, vai tranquilla, poi magari sarà tutto a posto, quando arrivi il 24 ti diranno che sì, c'è da fare le chemio, ma è di prassi, le fanno a tutti, anche a tumori meno gravi. No, ma abbiamo questa una conversazione di poterla aiutare a livello proprio burocratico e, diciamo, di quello che serve a una famiglia, che ti si spenge la luce da quel momento in poi. E cos'è? Dirgli: guarda, vai al Meyer e il parcheggio del Meyer te non lo devi più pagare. Perché il parcheggio del MAIE ha una lunga degenza, non si paga il parcheggio del MAIE, devi andare all'URP e dirgli: io ho la bambina con il neuroonco, quindi fatemi un ticket, perché così io non pago più
il parcheggio del Meyer. E sì, vengono ospiti a casa Alice, va bene, non hanno la spesa della casa, non hanno la spesa diciamo viva di queste cose qui, ma questa signora viene giù sola. Perché viene giù sola? Perché suo marito lavora, ha un'attività in proprio, non la può lasciare. Questa donna viene giù a Firenze da sola con la sua bambina di 12 anni e mi dice: io, Lucia, non so cosa fare. Dico: no, te devi andare dal tuo dottore prima di tutto, gli devi dire che la bambina ha un problema oncologico, il tuo medico ti deve fare una ricetta, deve scriverti un foglio dove ti attesta che la bambina ha questa malattia, vai a un patronato e richiedi la pensione. Perché a te ti si spenge la luce, ti si spenge la luce, devi lasciare tutto. Ecco, questo è quello che fa l'Alice Benvenuti Onlus, è quello che voglio farvi partecipi. Noi con le mamme ci parliamo, ci stiamo insieme, condividiamo il dolore. E quando lei l'ho detto: dai mamma, lo sai che io tutte le mamme del Meyer le salvo, mamma Morena, mamma Silvana, mamma Luciana, ma tutte le salvo con mamma. Dico: te sei una nuova mamma del Meyer. E lei mi ha risposto: e te sei la mamma di tutti i nostri bambini. Io vi giuro, queste sono le cose che ti fanno veramente pensare che l'associazione sia giusto che vada avanti e che continui a portare avanti questi progetti di sostegno e di aiuto per queste famiglie. Poi qui chiudo, e cambio completamente il discorso, però chiudo, perché tanto quando poi si finisce non c'è mai tempo, e proprio del tempo voglio parlare del tempo, perché vi voglio ringraziare voi per il tempo che ci dedicate, voglio ringraziare Fiorenzo che è diventato ormai il nostro fotografo ufficiale dell'Alice Benvenuti Onlus, e lo voglio ringraziare perché ci dedichi tanto tempo, Fiorenzo, grazie. Voglio ringraziare la Silvana che l'altra volta... siamo partiti tutti di corsa, la Silvana Froli, una nostra grande artista lucchese, Silvana, dai, un'amica carissima che anche lei ci dedica il tempo, ragazzi. Ricordatevi, il tempo è la più bella cosa che abbiamo a disposizione, e il tempo di questi magnifici artisti che le salutiamo e ve le rilasciamo a voi.
tre cocchie. Si trovi di pure prese, dite che io amuchi. Mi li vita ton corsage, e le feta ton image, o me tocchi pur tua. Ton piti tua, che li gage, t'ha déjà soufflé pour quoi. Thank you.
Questo era un piccolo fuori programma, una composizione di André Caplet, amico e grande compositore vicino a Claude Debussy, che rientra un po' nell'atmosfera appunto di Debussy dei primi anni del Novecento, e siamo già un secolo fa, già passato, già trascorso. Adesso sapete forse che il maestro Morricone ha avuto un grande maestro che era Goffredo Petrassi. Goffredo Petrassi è stato uno dei grandi compositori del Novecento italiano, al quale è stata dedicata anche una sala importante al Parco della Musica a Roma, perché veramente è stato, diciamo, il compositore per eccellenza, nel senso che è un compositore che si è dedicato alla musica che Morricone definiva assoluta, cioè la musica da camera, la musica per orchestra, le composizioni corali. Il maestro Morricone è sempre stato riconoscente a Petrassi per questo. E nella sua vita, nella sua sconfinata opera, il maestro Morricone ha dedicato un po', molto anzi, della sua esistenza musicale e compositiva alla musica contemporanea, conscio del fatto che, come diceva sempre lui, la musica contemporanea mi è servita per comporre per il cinema e viceversa. Quindi ovviamente la musica per il cinema, la musica leggera, la musica pop l'ha reso famoso e apprezzatissimo come uno dei più grandi compositori del Novecento, però l'imprinting, la voglia di emulare Goffredo Petrassi, quello che era stato il suo grande insegnante, lo ha accompagnato tutta la vita. E questo brano vorrei che lo presentasse Susanna, perché Susanna ne è stata interprete, ne è interprete, ed è un brano molto particolare. Prego. Grazie. Sì, questo brano si chiama Wow, ed è un brano appunto per voce femminile a cappella, cioè nel senso non ha un accompagnamento né di pianoforte né di nessun altro strumento. Quindi è una specie di vocalizzo. Ora, voi sapete benissimo che il maestro Morricone ha fatto tante cose per voce vocalizzata. Lui valorizzava tantissimo il vocalizzo. Io nei lunghi 20 anni che ho passato al suo fianco, tante volte gli ho chiesto, prima delle prove, prima di un'esecuzione, prima di cantare, appunto, c'era una volta il West, giù la testa, l'estasi dell'oro, dove c'è solamente una vocale su cui si canta,
e gli ho sempre chiesto: ma su quale vocale vuoi che io mi esprima? E lui non mi ha mai dato un consiglio, non mi ha mai detto fai una vocale rotonda, fai una vocale chiara, ma ha detto segui il tuo sentimento. E mi diceva le vocali sono sentimenti, non sono A, E, I, O, U. E devo dire che aveva ragione, perché è difficile rimanere su uno stesso colore. Un giorno una volta ti viene più chiara, una volta ti viene più scura, una volta più allegra. Questo è una specie di vocalizzo. Direi che è più un gioco, perché ci sono diversi effetti sonori che fa la voce umana senza il testo, senza una parola, senza una storia. Però è una cosa che lui chiama spiritosamente divertita, quindi è un brano dove la voce si deve divertire come uno strumento, usando alcune vocali, usando anche degli effetti di suono muto. Spero che vi divertiate. Allora io devo prendere una nota perché non ho l'accompagnamento, però almeno la prima nota, eccolo qua, il La, che è sempre il nostro punto di partenza quando ci accordiamo. Wow! Oh,
Grazie. Facciamo pregare troppo, anche perché ci sono dei temi che non si possono non suonare, e il prossimo è Nuovo Cinema Paradiso, e vi dicevo prima che ne avrei parlato del primo film di Tornatore, perché questa è una cosa verissima che vi racconto, perché l'ho vissuta e mi è rimasta impressa, e non so, sono quelle cose che rimangono impresse per tutta la vita. Correva l'anno, era il settembre 1987, e il maestro Morricone è sempre stato estremamente meticoloso, come dicevo, iniziava i lavori il lunedì mattina molto presto, un'ora prima della convocazione solita, alle 9, e convocò l'orchestra, e parlando all'orchestra prima di iniziare il film, disse: non volevo fare questo film, non volevo fare le musiche per questo film perché non conoscevo il regista. Il regista era Giuseppe Tornatore, che all'epoca aveva fatto solo Il Camorrista con le musiche di Nicola Piovani, e non era conosciuto affatto. E continuò a spiegarci che il regista si era talmente dato da fare, l'aveva così ossessionato, che lui alla fine aveva ceduto e aveva accettato di vedere il film, perché il film era già stato fatto, già stato girato. E lui disse: vedrete che ho ragione io, perché pur non volendo fare questo film ho visto una scena che mi ha convinto che questo è un grande film. Allora, la scena è quella finale dei baci, il Nuovo Cinema Paradiso, che tutti noi abbiamo in mente, e poi il film vinse l'Oscar. Ora, su come mai il film vinse l'Oscar e Morricone ha dovuto aspettare l'Oscar alla carriera per vincere un Oscar, questo è un mistero assoluto, perché prima abbiamo suonato Mission e Gabriel Soboe, che è diventato il solo di oboe più famoso al mondo, e senza citare il Nuovo Cinema Paradiso parliamo di C'era una volta all'West, C'era una volta in America, e questi sono i misteri legati ad altre situazioni del film, della cinematografia e delle produzioni internazionali. Ma se il Nuovo Cinema Paradiso, a mio avviso, è diventato il film famoso che è, lo deve per un buon 70% alla musica di Ennio Morricone.
Grazie, grazie. Grazie veramente di cuore. Grazie. Non scappate. Allora, purtroppo lo spettacolo è finito davvero. Volevamo solo rifare apparire tutti per miracolo. Vieni Lucia, che fai? Aspettiamo anche Lucia. E è stato incredibile come si sono prestati. È stata una cosa quasi imbarazzante. Lucia dice, ho questa data, questa sera, e il maestro Paolo Zampini ha detto, che problemi sono? Vengo, aspetta un attimo, faccio una telefonata, in 5 minuti mi richiama Lucia e dice, veniamo il 18 settembre. E forse, io penso che, come Lucia li chiama, e anch'io, i barlumi di Alice, penso che abbia molto a che vedere con Alice. E se... è tutto qua. Paolo, vieni. Venite tutti, faccio come presentatore. Paolo Zampini. Lo faccio come. Vediamo se mi riesci bene. Grazie. Susanna Rigacci. E Tiziano Mealli, grazie a tutti davvero di esserci stati vicini. Le persone che aiutiamo vi sono grate veramente. Grate veramente. Ma anch'io, perché la musica, come l'abbiamo detto l'altra sera alla Fondazione Zeffirelli, quando c'è stata la borsa di studio, è direttore del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze. Il nostro amico, posso dire amico certo, ormai, il nostro certo. Amico Paolo, certo. E quindi avevamo pensato di portare un piccolo pensiero, una targa per te Paolo. No, se ce la fai. Ce la farò. Grazie davvero. Un ricordo. Grazie. Perché che ci siamo conosciuti a Lucca, al Boccherini, e... siamo conosciuti a Lucca al Boccherini e non ci ha più lasciato. E poi vieni Jonathan, vai, è tutta la sera che desideri che arrivasse questo momento. Di quale veramente al maestro. Grazie maestro. No, no. Sì, Un attimo vai. niente, ci saranno, io credo con Paolo abbiamo, mettetemi un pochino più, con Paolo abbiamo, penso, dei programmi futuri, guardiamo se si mettono in piedi. Ho detto da novembre non sarò più direttore, però non è cambia così niente. Giovane che va in pensione, ragazzi. Cioè proprio per me bisogna andare a lavorare al conservatorio per andare in pensione giovane così, ve lo dico. Però da parte nostra parlo sì, anche a nome di Tiziana e Susanna, che siamo assolutamente disponibili, l'ho già detto prima, lo ribadisco sì. Adesso, quando volete e come volete. Certo, siamo Susanna dopo tanto si sta ancora un po' insieme. Grazie a voi per tutto quello che no, grazie a voi. E naturalmente grazie a voi.
Spero che vi abbiamo regalato delle emozioni anche alte. Grazie di cuore. Grazie.